Che cosa racconta l'Orlando Furioso? È difficile esaurire in poco tempo la trama di una storia così complessa, lunga e intricata. Limitiamoci ai dati essenziali. Una precisazione iniziale è d'obbligo. A differenza di un poema epico classico, l'Orlando Furioso non ha né un unico protagonista né una trama lineare. Ciascuno dei cavalieri ariosteschi ha una sua storia, continuamente interrotta e ripresa, che in parte è parallela alle altre, in parte si interseca con esse. Perciò un riassunto continuativo del poema risulterebbe difficile e intricato. È tuttavia possibile distinguere due grandi filoni o linee di svolgimento. Il primo è quello guerresco o bellico, che si riallaccia più marcatamente alla tradizione del poema epico cavalleresco di età medievale. Esso si apre mentre infuria l'assedio di Parigi, che oppone i cristiani di Carlo Magno ai saraceni di Agramante, re d'Africa, e di Marsilio, re di Spagna. L'antefatto è nell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. Per sanare l'ostilità tra i paladini Orlando e Rinaldo, entrambi innamorati di Angelica, principessa del Catai, Carlo ha affidato la giovane al duca Namo. La otterrà chi ucciderà più nemici, ma Angelica fugge, ed è questo l'inizio del Furioso. Rinaldo, Orlando e con loro altri cavalieri, sia cristiani sia pagani, abbandonano il campo per cercarla o per rintracciare i propri compagni. Mentre essi vagano, la guerra continua. Rodomonte, re saraceno, fa strage di nemici finché non torna Rinaldo con i rinforzi dall'Inghilterra. I pagani, sconfitti, sono costretti alla ritirata. Giunti ad Arles, si imbarcano per fare ritorno in Africa, ma in una terribile battaglia navale sono annientati. Nel frattempo, Astolfo ha guidato i cristiani alla conquista del regno di Agramante. Quest'ultimo trova rifugio a Lampedusa, e propone a Carlo di risolvere il conflitto con un duello tra tre campioni cristiani e tre saraceni. Orlando, il suo fedele compagno Brandimarte e Oliviero combattono così contro Agramante, Gradasso e Sobrino. Nonostante la morte di Brandimarte, la vittoria è dei cristiani.